What's up guys? Io sono Christian e mi vedete conciato in questo modo, ovvero praticamente struccato, semplicemente per il fatto che voglio fare un video basato sulla mia skincare, quindi andremo a fare la skincare insieme. Sarà un video molto relax perché ho bisogno di rilassarmi, ho bisogno di dare un pochino di tregua alla mia pelle, anche al mio occhio destro perché ultimamente sta avendo dei problemi di orzaiolo, quindi è meglio evitare di andarci a mettere troppo trucco sopra, o anzi è meglio proprio non metterci trucco. Anyway! Detto questo, prima di iniziare con la mia vera e propria skincare, tutto quello che faccio, eccetera, eccetera, vi volevo parlare di come mi strucco, perché molte volte me lo chiedete e non ho mai risposto, quindi there we go. Allora, l'unico prodotto che uso per struccarmi, vi giuro, è questo prodotto qua di Clinique, ovvero il Take the Day Off. Lo amo. Lo devo ricomprare, ce n'è ancora un botto. Posso farci ancora... Non lo so, ci sono un po' di struccaggi qua dentro, però comunque lo sto utilizzando da un botto, un botto, un botto di tempo e dura un sacco, mi piace un sacco, scioglie benissimo il trucco, scioglie il trucco da quello più pesante a quello ovviamente più leggero, lascia la pelle idratata, basta semplicemente massaggiare il prodotto sulla pelle, sciacquarsi il viso e si è pronti, però per il semplice fatto che non mi fa tanto impazzire la sensazione che mi lascia sulla pelle, poi mi vado a lavare il viso utilizzando la mia saponetta allo zolfo che uso solitamente e per il resto poi sono a posto per quanto riguarda lo struccaggio, non utilizzo più salviettine struccanti, acqua micellare, tutte queste cose, solo ed esclusivamente quello lì. E questo prodotto qua costa 29 euro da Sephora e ne vale tutti. Ne vale tutti. Bene, detto questo, posso passare alla prima cosa per quanto riguarda la mia skincare quando mi voglio rilassare. In questo video farò la skincare che solitamente faccio quando proprio. Respira, respira che è meglio. Quindi, la prima cosa che vado a fare è farmi la barba. Me la devo fare perché è già un pochino troppo lunga. Solitamente la barba me la faccio 2 volte a settimana, barra 3, non me la faccio troppe volte. Perché se me la facessi tutti i giorni, la mia pelle mi farebbe così. Allora, utilizzo una schiuma da barba qualsiasi. E anzi, se voi maschietti avete una schiuma da barba per pelli super sensibili, consigliatemela per favore qua sotto tramite un commento e possibilmente magari video, così. Ho qua davanti una bacinella con dell'acqua. Praticamente non posso fare questo video in bagno perché non ho lo spazio per metterci tipo tutte le luci, il cavalletto, la macchina fotografica e tutte queste cose. Quindi faccio questa cosa dentro il mio studio di make-up, di registrazione, perché. That's it. E quindi è un pochino un casino. Non potete capire come ho ridotto la situazione qui. Allora, una volta che non mi. È finita. Non è possibile. Non è possibile. Ok. Meglio per te. Se ve lo state chiedendo, no, non mi faccio la barba solitamente con una giacca di jeans addosso. Semplicemente. Sono vestito in questo momento, non c'ho voglia di togliermela. Sono arrivato da poco a casa. Non so quante persone potranno interessare questo step qua, però. That's it. Io non utilizzo un rasoio elettrico anche perché la mia barba, adesso come adesso, solo 17 anni, quindi non è ancora così tanto rigida, così tanto dura. Ok, sto facendo già un casino, raga, io non ci credo. Io perché sto filmando questa parte qua nel mio studio? Non ne ho idea, non ne ho idea. Non ne ho idea. Non ho idea, è un disagio, questa roba qui è un disagio. Come la mette? Io vado ad utilizzare solo ed esclusivamente le Wilkinson Extreme Tree Sensitive. Sono le uniche lamette che non mi fanno irritare la pelle. E in modo molto easy mi vado a fare la barba. Prima pelo e poi contropelo, easy. Molto bene, mi sono dimenticato di lavarmi il viso prima di farmi la barba. Non è un problema, è solo che mi dà fastidio. Non è che ce l'abbia sporco adesso il viso, però non è neanche pulitissimo. Ok, a questo punto qua posso andarmi a lavare il viso, però dal momento che non me lo sono lavato con cura prima, quando mi sciacquerò tutta la schiuma da barba che è rimasta, mi andrò a sciacquare appunto a lavare il viso, a detergere il viso utilizzando la saponetta allo zolfo e quella che utilizzo io è dei Provenzali. Alcune persone, quando avevo fatto tantissimo tempo fa il video sulla mia skincare, mi avevano detto che la saponetta allo zolfo è il male e tutte queste cose, ma io personalmente mi ci trovo benissimo. Lo zolfo sulla mia pelle fa un'azione stupenda, antibatterica. Anti tutte le cose che fa lo zolfo, non me le ricordo neanche più, piuttosto ve le linkerò, ve le scriverò giù nell'info box. Quindi, detto questo, faccio questa cosa e torno subito da voi. Ok, una volta che mi sono sciacquato il viso, posso passare allo scrub e solitamente lo scrub lo vado a fare durante la settimana, non prima che io
devo filmare perché solitamente è troppo pesante lo scrub che faccio. E quello che faccio è semplicemente utilizzare dello zucchero mischiato del miele e dell'olio extravergine d'oliva. E come scrub ne vado a prendere un pochettino e mi inizio a massaggiare il viso. E in questo modo tolgo tutte le cellule morte, idrato la pelle e voilà, I'm good. A questo punto qua posso andarmi a sciacquare il viso e andrò ad utilizzare dell'acqua tiepida. Io durante tutta la mia skincare utilizzo acqua tiepida, tranne alla fine che vado ad utilizzare dell'acqua bella bella fredda, così almeno chiudo bene 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 tutti i pori. Viso sciacquato, adesso posso passare alle maschere, e le maschere che mi voglio fare oggi e le maschere che solitamente vado a fare durante queste sessioni di skincare sono due, e sono la Vetiver della Kadi e la Birth of Venus di Lush. Vado a fare prima quella al Vetiver della Kadi. Questa maschera qua va a fare una sulla pelle di un purificante, ma di un purificante fatto bene che non ve ne fate un'idea. Se avete problemi di brufoli e tutte queste cose, questa maschera fa per voi, perché è antibatterica, è purificatoria, purificatoria? Purificante. E poi la cosa bella è che una volta che la togliete, non è che vi lascia quella sensazione di pelle purificata ma secca, arida. No, vi lascia quella sensazione di pelle purificata ma elastica. Ne vado a mettere un pochino e poi semplicemente, come la bagno che io non ho neanche un cucchiaino. E semplicemente con un pochino di acqua vado a bagnare tutta questa polvere e la faccio diventare una cremina tipo cioccolata calda. E a proposito di schifezzine tipo cioccolata calda, patatine e tutte queste cose, lo vedete questo? Questo è dovuto da un pacchetto di patatine mangiato durante una puntata di RuPaul's Drag Race Season 10. Ci piace. A questo punto qua la maschera la vado a stendere utilizzando le mani, principalmente un dito e basta, e la vado a mettere su tutto il viso questa volta qua e non solo su alcuni brufoletti, perché ultimamente mi sento la pelle un pochino impura. Metto uno strato abbastanza spesso di maschera e poi questa qua la lascio agire fino a che non si secca, quindi tipo 10-15 minuti. Nel mentre che si vado ad asciugare questa maschera qua, vi volevo parlare di come vado a preparare io la mia pelle prima del make-up, perché anche questa è una domanda che mi fanno un sacco di persone e a cui non ho mai risposto completamente in modo perfetto. Allora, quello che vado a fare è farmi la barba. Una volta che mi sono fatto la barba, utilizzo il Mai Più Senza di Lush, che è praticamente un detergente scrub che lascia la pelle con un odore di biscotto favoloso e fa quel leggero scrub perfetto da base per il make-up. E una volta che ho fatto quello, vado ad idratare la mia pelle utilizzando una crema idratante che in questo momento non so dove sia, ma io solitamente utilizzo la Sebium Matte di Bioderma. E quella lì, se avete una pelle grassa, misto grassa o misto secca, fidatevi che è il top. Costa pochissimo, costa tipo 15 euro, dura un botto e ha una texture praticamente, si asciuga in pochissimo tempo, lascia la pelle super idratata ma non oleosa, e poi regola la produzione di sebo durante la giornata, quindi non è che tempo 2 ore siete già tipo una tela d'olio, no, siete una tela normale, bella asciutta. Quindi una volta che poi ho messo la crema idratante, tipo 5 minuti dopo vado a mettere un olio secco per il viso, e solitamente o utilizzo quello di Mulac, che mi sta piacendo ultimamente, non mi fa impazzire tanto l'odore di arancia che ha, però è solo semplicemente una mia preferenza, una mia non preferenza, vabbè, avete capito. Oppure vado ad utilizzare l'olio di Inglot, che anche questo qua mi piace un sacco. E una volta che ho messo uno dei due oli, poi aspetto 10 minuti, poi mi metto il Fix Plus di MAC, mi faccio qualche spruzzino, prendo, mi siedo e mi inizio a truccare tranquillamente. A questo punto qua posso prendere e rilassarmi. Io solitamente quando mi faccio asciugare le maschere o mi siedo o mi sdraio sul letto, ascolto della musica, oppure prendo e inizio a guardare dei video su YouTube, oppure rispondo ai DM di Instagram o alle mail, oppure mi metto a guardare tipo serie di... Serie di? Serie TV, ok, non mi veniva il termine. Oppure mi metto tipo a fare un pochino di gossip con le mie migliori amiche, but you know, that normale. Eccoci qua, posso passare alla seconda maschera, ovvero la The Birth of Venus di Lush. Questa maschera qua non mi fa tanto impazzire come bisogna farla, perché bisogna prenderne un pochino, è gelatinosa e poi bisogna sfregarla sulle mani. Semplicemente mi trovo scomodo con questa maschera perché mi va in mezzo alle dita qui e mi sembra di perdere prodotto e intorno è uno sbatti. E semplicemente in modo molto molto easy me la vado a mettere sul viso, naturalmente a mani pulite, ovvio. Allora, da quando utilizzo questa maschera, ovvero da un pochino di tempo, non è che ho notato tutti questi miglioramenti sul mio viso, ho semplicemente notato che questa maschera qui mi va ad aiutare la pelle una volta che ho fatto una maschera molto molto purificante, per il semplice fatto che imperfezione uguale irritazione, quindi irritazione uguale imperfezione. Quando c'è un brufolo sul viso, un punto nero, tutte queste cose, segni rossi, queste cose qua, vuol dire che la pelle è irritata da qualcosa. E dal momento che quello che promette questa maschera è una pelle perfettamente
perfettamente bilanciata, quindi calma e tutto quanto. Questa maschera qua mi va a calmare la pelle e quindi mi va a calmare direttamente anche le imperfezioni. Però utilizzarla da sola senza prima una maschera super purificante non mi piace come mi fa la pelle. Per quanto riguarda il tempo di posa di questa maschera, c'è scritto che bisogna lasciarla sulla pelle dai 5 ai 10 minuti e io solitamente la lascio sui 10 minuti. E per quanto riguarda l'asciugatura del viso, che non ve ne ho parlato prima, vado ad utilizzare sempre della carta igienica, mai asciugamani o queste cose qua, perché sono pieni di germi. Utilizzo uno o due strappi di carta igienica e poi il resto lo lascio asciugare all'aria. Maschere finite, posso passare al mio tonico. E il tonico che ormai sto utilizzando da praticamente un mese quasi è Glow Tonic di Pixi. Io lo straamo. Questo qui lo potete trovare in questo formato da Sephora, tipo per 13 euro, oppure nel formato doppio, quello più conveniente, su Asos oppure su Look Fantastic. Io ho preso la boccetta più piccola perché lo dovevo provare per la prima volta. Ho detto: non compriamo la boccetta più grossa, che poi se magari mi fa schifo. Dal momento che lo amo, adesso che lo dovrò ricomprare perché è praticamente finito, ricomprerò la boccetta più grossa, quindi lo prenderò da Asos per tipo 23 euro, una roba del genere. E semplicemente vado a mettere il tonico su un dischetto di cotone e me lo vado a passare sul viso. Questo tonico qua è veramente favoloso, favoloso, perché all'interno ha una percentuale di acido glicolico, se non sbaglio il 5%, sì. È un tonico esfoliante, quindi chimicamente vado a esfoliare la pelle. L'importante è comunque poi utilizzare della crema solare oppure una crema idratante con un SPF abbastanza alto. Io solitamente utilizzo quella della Juness, adesso non ce l'ho qui in questo momento, non me la sono portata dietro. Comunque quella lì ha praticamente il SPF a 30, quindi è top. E una volta fatto questo, dal momento che non devo uscire, non devo espormi al sole, tutte queste cose, posso evitare di andarmi a mettere una crema con l'SPF e quindi vado ad utilizzare la Blue Venom di Aura Cosmetics. E questo brand qua l'ho conosciuto al Cosmoprof. Praticamente la ragazza che gestiva lo stand mi ha gentilmentissimamente omaggiato dei prodotti di questo brand e io vi giuro che li straamo. Li sto utilizzando appunto da quando il Cosmoprof è finito, quindi metà marzo, una roba del genere, costantemente ogni giorno, e i risultati sono veramente veramente tanti. Questa crema idratante qua, come vedete, è blu, ma non è blu perché c'è un colorante, è blu perché c'è dentro l'alga spirulina e vedete che non lascia alcun tipo di colore sulla pelle, e l'alga spirulina fa un sacco bene. E poi all'interno di questa crema qua, che è cruelty free ed è per il 95% bio, mi sono documentato prima di fare questo video, c'è dentro il veleno di scorpione, il veleno di vipera, il veleno d'api e poi non mi ricordo che cos'altro. Comunque in ogni caso, qualsiasi principio attivo, qualsiasi cosa dei prodotti che ho utilizzato in questo video, ve lo lascerò meglio scritto nell'info box, così nel caso voi siate un pochino curiosi nel sapere qualcosa, guardate l'info box. Una volta che ho messo la crema idratante, questa qua si asciuga benissimo e poi lascia la pelle un sacco rimpolpata, e la mattina quando vi svegliate vi lascia la pelle di un bella... Ah, un'altra cosa che c'è dentro questa maschera è l'acido ialuronico, quindi plumped skin is real. Anyway, andando avanti, come contorno occhi, che non vado ad utilizzare tutte le sere, comunque è sempre della stessa marca, della Aura Cosmetics, ed è il Viper Eye, sì, in teoria sì, perché questo qua non è il packaging finale. Adesso il packaging finale, se non sbaglio, è tutto blu. Questo contorno occhi qua ha dentro il veleno di vipera, infatti per questo che si chiama Viper Eye, e ha una concentrazione di acido ialuronico più alta rispetto alla crema e quindi va a distendere di più le rughette dal contorno occhi. Adesso voi vi direte: Christian, ma tu hai 17 anni, che cosa ti vai a mettere una crema col veleno di vipera, il veleno d'api, il veleno di scorpione, l'acido ialuronico, un siero contorno occhi con l'acido ialuronico, col veleno di vipera? Cioè, vado ad utilizzare questi prodotti qua per il semplice fatto che mi ci trovo bene. Se non mi ci trovassi bene, per la quantità di prodotti anti-aging, di ingredienti anti-aging che hanno, non li utilizzerei. Però dal momento che mi ci trovo bene, li utilizzo. E sì, magari a 40 anni mi ritroverò tipo così. Come ultimo prodotto della mia skincare vado ad utilizzare il balsamo labbra, sempre di Aura Cosmetics. E questo qua anche ha dentro il veleno di vipera e, se non sbaglio, anche il mentolo. Io lo stra-adoro perché in questo punto qua ho una pellicina che mi si forma sempre, 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 e questo prodotto qua, utilizzandolo ogni notte, mi ha aiutato un sacco a togliere quel problema. Anzi, non ce l'ho neanche più quel problema. Quindi, detto questo, il logorroico ha finito di fare la sua skincare. Siamo giunti così alla fine di questo video. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia magari strappato un sorriso e soprattutto che vi sia stato utile. E se è così, cliccate un mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete i miei video in futuro. Fatemi sapere qua sotto tramite un commentino quali sono i vostri prodotti preferiti della skincare, se magari ne abbiamo qualcuno in comune. E detto questo, thanks for watching.